Abbiamo, perché c'era proprio lo spumante che sta per stappare. Severo De Felice, oggi è il compleanno del mister del San Severo e quindi ci ha concesso anche lui di poter parlare. Mister, auguri innanzitutto. Grazie, buonasera. Allora mister, il San Severo che viene comunque da due sconfitte interne consecutive, con Turris e con il Nardò, entrambe le volte per 1-0, ha battuto l'Isola Liri nel girone di ritorno e ha perso poi contro il Torrecuso la prima di ritorno. Insomma, in casa qualcosina l'ha lasciata di troppo. Sì, purtroppo, come ho già detto a tempo debito, abbiamo lasciato qualcosina, però non ho potuto parlare in quelle circostanze di calcio giocato. Sono stato, tra virgolette, costretto un po' a parlare di arbitraggi e anche di ingenuità dei miei ragazzi. Purtroppo entrambe le partite le abbiamo finite in 10, giocando tutto un tempo in 10, secondo tempo, contro la Turris con Cipolletta e poi contro il Nardò con l'espulsione di Florio. E purtroppo, come ho detto più volte, il problema principale della mia squadra è un po' la tenuta mentale, diciamo che non grossa personalità, e quindi rimane il rammarico di non averci giocato quelle due partite che era l'occasione per poter vedere se fare un campionato importante oppure se il nostro unico obiettivo era la salvezza, e non abbiamo passato l'esame di maturità, quindi bisogna rimboccarci le maniche e cercare di raggiungere la salvezza quanto prima. Mister, domenica prossima c'è San Severo-Taranto, lei che partita prevede? Torno a ripetere, un po' penso che ci conoscete e quindi conoscete anche un po' la mia filosofia, che è quella di provare a vincere tutte le partite, e quindi questo presuppone un giocarsi a viso aperto la partita contro qualsiasi tipo di avversario. Lo testimoniano anche i soli due pareggi fatti fino a domenica, e quindi diciamo che sarà una partita giocata anche quella sicuramente di domenica a viso aperto, con due obiettivi diversi: il Taranto che si è riavvicinato alla vetta e quindi sogna ancora la promozione diretta, e noi che dobbiamo raggiungere sta benedetta salvezza. Proviamo a decifrare il campionato. Si diceva in studio molto equilibrio, quasi paradossale equilibrio, come non mai. Lei come la vede, mister? Sì, i numeri sono inconfutabili, non sono la matematica, non è un'opinione, quindi sicuramente avete fatto un'analisi giusta, nel senso che c'è veramente un equilibrio forse come non mai, perché vediamo che ogni domenica ci sono risultati sorprendenti, le grandi che fanno fatica con le piccole, dietro che corrono quasi tutti, e quindi diciamo che in virtù di questo equilibrio la quota salvezza si è alzata e la lotta per il vertice rimane sempre aperta. Ecco mister, un'ultima cosa, è innegabile, io devo dire che per tutto il giorno di andata, noi durante le nostre trasmissioni del lunedì, in cui analizziamo tutto il campionato, abbiamo fatto sempre, continuamente, ogni settimana, gli elogi al San Severo e a lei, che tra l'altro gioca con una squadra molto giovane, addirittura con un difensore centrale del 96, quindi, e che esprimeva il miglior calcio tra le squadre che abbiamo visto a Taranto. Però ultimamente il San Severo non è più il San Severo che tanto ci aveva appassionato nel girone di andata. È vero? Se è vero, perché? I difensori centrali sono due, 96. Infatti. Ed è, no, insomma, 2,96. No, il problema di fondo è uno, anche questo purtroppo è inconfutabile, non è un crearsi alibi, non è un cercare scuse, non rientra proprio nella mia filosofia di vita, però purtroppo è un dato di fatto. Io onestamente sto nel mondo del calcio da circa 25 anni,
E io una serie di infortuni del genere non l'ho mai vista. Per domenica chi c'ha indisponibile? Ma per domenica, rispetto a domenica scorsa, a Aprilia, dove credo un po' tutti abbiate visto la formazione, rientrano Cipolletta e Rossi dalla squalifica, ma ho squalificato Tricarico. Degli infortunati non recupero nessuno al 99%, perché sono, a parte quelli di lunga data che ormai già conoscete, ma anche quelli ultimi di Grieco e di D'Arienzo, credo di Natino, di questi tre credo che purtroppo difficilmente ne recupererò uno. Tra l'altro, ecco, quasi tutto il campionato ha saltato anche Michele Menicozzo, no? Che è un altro. Menicozzo, Pollidori, è stato un'ecatombe di infortuni, credetemi, ma poi voglio dire, non me lo posso inventare, perché se leggete le distinte tutte le domeniche potete insomma constatarlo. Quindi è un'ecatombe di infortuni allucinanti, e credetemi, io tutti i giorni devo, ovviamente per forza di cose, rubare ragazzini alla juniores, se non addirittura agli allievi, per poter programmare un allenamento, ed è indubbio che questo non può che non influire sulla squadra e sul rendimento della squadra. Bisogna essere anche obiettivi onesti, e io l'ho detto più volte che i ragazzi secondo me sono encomiabili, perché stanno andando oltre le loro possibilità, stanno buttando davvero il cuore oltre l'ostacolo, perché le problematiche dovute a causa forza maggiore sono veramente di entità impressionante. Mister, allora, ricapitolando, Grieco, Natino, D'Arienzo, Pollidori e ovviamente Menicozzo ovviamente, sono indisponibili per infortunio, mentre Tricarico squalificato. Mentre recuperano, o meglio, rientrano dalla squalifica Cipolletta e Rossi, che sono due giocatori importantissimi che noi abbiamo molto apprezzato. Vuoi fare una domanda, mister? Direttore Antonio Borsci che vuole fare una domanda, mister. Buonasera, su Tricarico sicuramente. Io lo conosco bene il ragazzo e so quanto dà, non soltanto al gioco ma anche a tutta la squadra, ai suoi compagni. No, volevo sapere di Tricarico, non seguo molto il San Severo, ma come sta giocando? È sempre quel bravo ragazzo, e quell'ottimo calciatore che andò a finire in B alla Salernitana, io l'ho presi a Castel di Sangro anni fa, poi andò a finire in Serie B. Assolutamente. Confermo tutte le cose positive che ha detto di Andrea, è un professionista eccezionale, un ragazzo d'oro, forse anche troppo, ed è un giocatore che secondo me è da squadra da vertice sicuramente. Me lo devi salutare? Grazie, va bene, non mancherò. Grazie all'allenatore del San Severo, e devo dire che è rimasta al momento ancora la squadra che allo Iacovone ha espresso in assoluto il miglior calcio, perché è venuta tranquillamente a giocare la partita e ha fatto una grande bella figura. Vinse il Taranto 2-1, ma forse in quella circostanza, io che sono un tarantino doc, devo dire vinse immeritatamente. Grazie, grazie a voi.